cederandoci, il papà e la mamma, cioè donandoci la vita e prendendosi cura di noi, essi hanno destato in noi quella promessa di compimento di noi stessi, quella promessa di felicità che ci inoltra nella realtà. Allora, alla radice del nostro palpettare, alla radice del nostro conoscere e comunicare, c'è anzitutto questo riconoscere. Ma che cos'è questo riconoscere? È il dare pubblica testimonianza al bene, alla cura, all'origine del nostro io e delle sue capacità, che viene dalle relazioni buone col papà e con la mamma, e su con i nonni, su fino al padre che è invece bene. Riflettete, il Battista fa la stessa cosa nei confronti di Gesù. Lo riconosce come figlio di Dio, lo riconosce, rendendogli testimonianza pubblica, attestando il bene che quel rapporto con Gesù è per lui. Allora ogni tipo di conoscenza, di qualunque natura, o fiorisce su questo livello primario, o resta una conoscenza monca, astratta. Astratta vuol dire separato dalla vita, anche se ti offre una grande quantità di sapere, però non riesce a mobilitarmi, non aggancia il mio cuore, non fa esplodere il mio desiderio, non mi lancia nella vita, non mi lancia nella realtà, tanto è vero che quando il bambino non riesce a fare questa operazione, non riesce a balbettare, non riesce a riconoscere, a testimoniare come radice delle sue relazioni, della sua conoscenza, della sua comunicazione, delle relazioni buone con papà e con la mamma, precipita nella più terribile delle malattie che si chiama autismo. Rendere testimonianza alle relazioni buone di cui noi viviamo è la radice di ogni conoscenza. Anzi, è la più importante forma di conoscenza. E questo non vale solo per l'infanzia, vale per tutto l'arco dell'esistenza. La testimonianza quindi coglie sempre la profondità del mio io in se stesso e nel suo essere in relazione. Per questo è sempre nello stesso tempo, come abbiamo visto anche oggi, personale e comunitario. La visita pastorale in questa assemblea ecclesiale ci stanno educando lentamente al senso pieno della testimonianza, cioè della conoscenza e della comunicazione, da cui dipende lo stile di vita di ognuno di noi. Cerco ora di descrivere un poco il significato di questa esperienza che ci accomuna. Nella prima lettera di Timoteo, nel capitolo 6, troviamo questa bellissima espressione, questa bellissima affermazione. Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza di fronte a Pilato. La bella testimonianza di Gesù di fronte a Pilato. Allora immedesimiamoci per un istante con Gesù davanti a Ponzio Pilato, il potente e scettico governatore romano, seguendo la narrazione del Vangelo di Giovanni al capitolo 18. A differenza di quanto aveva fatto con le autorità giudaiche, Gesù, con grande apertura, instaura un dialogo con il pagano Pilato. Questi si è accorto di trovarsi suo malgrado in mezzo ad un grande imbroglio. Si sente presentato. Nello stesso tempo, sia pur con un distratto scetticismo, ora che si trova finalmente di fronte
nel rapporto con Gesù è in gioco qualcosa che lo turba, che lo tocca di persona, anzi che tocca e riguarda un po' tutti gli uomini. Ecco l'uomo, esce l'uomo, dirà Giovanni in questo modo. Ne conferma il fatto che a fronte di tutto il bene compiuto da Gesù, i capi del popolo e il popolo stesso l'avevano trascinato davanti a lui con espliciti intenti di condanna capitale. La fecondità della testimonianza di Gesù è già rilevabile quindi all'inizio dell'incontro combinato. Il dato è coinvolto nonostante il problema del politico grave che ha davanti. Sei tu il re dei Giudei? Domanda il governatore. Gesù gli offre una carta decisiva. Dici questo da te? Oppure altri ti hanno parlato? Ecco lo stile di Gesù, il testimone veritiero, degno di fede, fedele, come dice l'Apocalisse. Dove sei tu, Pilato, dietro questa domanda? Rispondi tu, perché a me sembra che Gesù interessi tu, non il tuo ripetere il sentito dire. Io rischio con te, tu rischi anche con me. Invece, come spesso capita a noi uomini quando siamo invitati ad esporci, Pilato si ritrae quasi stizzito. Sono forse io giudeo, è la tua gente, i tuoi capi, che ti hanno consegnato a me. Teniamo le distanze. Così si muove Pilato. Anzi, pensa tra sé. Bisogna che lo metta subito al suo posto. Costui deve sapere bene che qui sono io a condurre il gioco. E per rimetterlo al suo posto in intima, cosa hai fatto? Dammi conto, rendimi conto. Anche in quel momento estremo, quando ormai l'ombra dell'imminente condanna già vela il suo capo, Gesù, con la sua potente conoscenza del cuore dell'uomo, ricordiamoci la grande profezia di Simeone, questo libro è qui come segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Gesù riprende l'iniziativa e invita di nuovo Pilato a compromettersi con la verità che vive nel Figlio di Dio. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Tu sei potente, Pilato. Tu sei l'autorità massima del grande impero romano in questa provincia. Hai intorno soldati, milizie e tuoi ordini. Ma prova a pensare tu. Non sospetti che ci sia un'altra dimensione della tua vita e della vita di tutti gli uomini che contano, che ci sia un potere di natura superiore al tuo potere, almeno di natura diversa rispetto al tuo potere, un potere che non è di qua giù, che tuttavia investe in qua giù. E in ultima istanza lo chiama a giudizio. Non te lo fa pensare, se non altro il fatto che se il mio regno fosse come il tuo, anch'io avrei fatto uso di trombe per combattere contro i giudei.